Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un video dedicato a The Sims. Questa puntata però sarà una puntata a sé perché, come si può notare dall'immagine, non sto giocando su PC come al mio solito, come tutte le serie, come tutte le puntate che ho registrato fino adesso, ma sto giocando su PlayStation 4. Ho avuto la possibilità di avere il gioco anche su PlayStation e quindi sono qui a provarlo insieme a voi. Ovviamente sono già andata a creare una sim da utilizzare poi in questa puntata, perché volevo capire un attimo come funzionava il gioco, come usare il joystick, e personalmente ho notato un po' di differenza. Adesso ci ho preso un po' la mano, però preferisco decisamente The Sims su computer, questo ve lo dico subito. Comunque, premi X per iniziare, vediamo un po'. Un'altra cosa che ho subito notato è che, come potete notare, il gioco, mentre durante il caricamento, si blocca un pochettino, cosa che in realtà succede anche sul mio The Sims su computer, ma perché utilizzo un sacco di materiale personalizzato e lo sapete, però su PlayStation sinceramente non mi aspettavo questa cosa, dovrebbe andare tutto molto più fluido. Comunque ci siamo quasi, ecco qua, il caricamento è lo stesso che si trova anche su PC. Quindi, come sempre, c'è il simbolino che ruota e passano un po' di frasi. Questo è identico proprio al gioco da computer. Adesso carica ancora e, come potete vedere, si blocca. Comunque, eccoci qua alla schermata iniziale. Come potete notare, anche su The Sims per PlayStation c'è la possibilità di scaricare le espansioni. Non sono tutte quelle che si trovano su computer, però qualcosina già c'è. Io non ho niente, quindi giocheremo soltanto con il gioco base. Appunto, ho già creato la mia sim, quindi ve la faccio vedere. Ho deciso di collocare la sim in questo quartiere perché non l'ho mai utilizzato su PC come quartiere per una delle mie famiglie, e quindi ho pensato di farlo qui su PlayStation 4. Però prima di farvi vedere, cioè prima di iniziare a giocare, voglio farvi vedere la sim come l'ho creata. Ed eccola qua, lei è Greta Ferrara. Per lei, come tratti, ho scelto, allora, innanzitutto la sua ispirazione è regina della cucina. Infatti è una buon gustaia, le piace mangiare il buon cibo. È una sim allegra, ma allo stesso tempo è una sim creativa, perché ovviamente in cucina serve sempre anche un po' di creatività. È una giovane adulta, in questo modo potrà anche trovarsi un lavoro. E adesso vi faccio vedere i suoi look. Questo è il look quotidiano, un semplicissimo paio di jeans, una magliettina e delle ballerine. Questo invece è il suo look formale, che mi piace davvero molto, questo abitino, questo tubino abbastanza lungo con i tacchi neri. Poi questo è il look sportivo, ho scelto questa tuta rosa che mi piace tanto tanto. Per quanto riguarda le acconciature, in base al look qualcosina ho cambiato. Questo invece è il look da notte, una semplice vestaglia grigia, una camicia da notte che mi piace molto. E poi ho deciso di metterle anche, di farle un tatuaggio sulla spalla. Poi abbiamo il look da festa, questo vestito bianco con i fiorellini. E questo è il trucco che ho realizzato per lei, che si trova in quasi tutti i look, tranne ovviamente nel look da notte. Le ho fatto le lentiggini. Dai, è abbastanza carina. Senza materiale personalizzato, questo è quello che possiamo avere. Poi abbiamo il look da bagno, quindi costume da bagno. Guardate un po' questo, che bello rosso. E poi ci sono i due look che hanno introdotto con l'aggiunta di The Sims Stagioni, quindi clima caldo e clima freddo. Sinceramente non ho capito molto perché ci sono questi due look aggiuntivi che si trovano con l'espansione The Sims Stagioni, che su PlayStation non ho. Non so se è già uscita, però io non ce l'ho, eppure trovo lo stesso queste due opzioni. Comunque, questo è il look per il clima estivo, per il clima caldo. Questo vestito, tra l'altro, rosa, mi piace davvero molto, cioè lo trovo splendido, ma in realtà anche i sandaletti bassi mi piacciono molto. E poi questo è il look per il clima freddo. Ho cambiato qua l'acconciatura, ho messo un maglioncino, una gonnellina e poi degli stivali alti che le tengono molto caldo. Ok, fatto questo, direi che possiamo iniziare a giocare. E anche su PlayStation 4 c'è la galleria, come succede su The Sims per PC. L'unica cosa
che non c'è la possibilità di utilizzare gli stessi personaggi, le stesse famiglie che si utilizzano su computer, perché è un'altra piattaforma e quindi bisogna iniziare proprio da zero tutto, però c'è la possibilità di scaricare dei lotti e di posizionarli nei vari quartieri, cosa che poi magari andrò a fare. Comunque ci sono un po' di cose carine. Comunque, a parte questo, direi che è arrivato decisamente il momento di giocare. Ed eccoci arrivati. Questo è il suo appartamento che vedo con voi per la prima volta. Quindi abbiamo l'ingresso qui. Subito c'è la cucina, che è abbastanza piccolina, in realtà non c'è molto, però vabbè, giusto l'essenziale. Poi abbiamo la sala da pranzo, c'è il divano con il televisore. No, ok, non abbiamo il televisore, perché no, dovremmo metterlo. Poi abbiamo qui c'è il bagno, anche qua giusto l'essenziale. Abbiamo due camere da letto, perché abbiamo una camera con un letto singolo e poi abbiamo una camera matrimoniale che sarà sicuramente per lei. Quindi direi di farle subito reclamare il letto, reclama. E poi cosa le facciamo fare allora? Sono le 8 di domenica. Lei deve cucinare 2 pasti con lo stato emotivo ispirato e cucinare 5 pasti eccellenti. Quindi magari glielo facciamo fare. Andiamo qui e facciamo cucina e prepariamo dei maccheroni al formaggio, porzione singola. Eccola qua, vediamo un po'. Bene, acquisita l'abilità di cucina, ottimo. Perfetto, ci siamo quasi. E voilà, bravissima. A questo punto direi mangia pure il tuo i tuoi maccheroni al formaggio, se riesco a prenderli, ok? Mangia maccheroni al formaggio. No, ma lei ha proprio voglia di leggere. Ma che brava, ma che brava. Comunque dopo direi di farle cercare un lavoro. Sì, inizia una carriera. Ok, molto buoni questi maccheroni al formaggio. Brava, brava. Sparecchia per bene, ottimo. E adesso è arrivato il momento di trovare un lavoro. Vediamo un po' cosa ci offrono. Abbiamo agente segreto, astronauta, atleta, criminale, cuoca, donna d'affari, guru tecnologica e intrattenitrice, pittrice, scrittrice. Ok, io direi a questo punto cuoca, visto che è la sua aspirazione. Tutti sono capaci di preparare una cena, di mixare una bevanda a casa. La carriera culinaria è riservata a chi vuole raggiungere un livello superiore guadagnando denaro. Rami della carriera, chef e mixologa. Lavora il lunedì, il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 16 all'1 di notte, prende 15 simole l'ora. Direi di accettare il lavoro da cuoca. Perfetto, devi preparare del cibo mixando delle bevande non iniziato, quindi direi di farlo assolutamente. Cucina, vediamo un po' e facciamo, non c'è molto, direi di fare, partiamo con una cosa semplice, insalata giardiniera. Eccola qui. Brava. Ok, non tagliarti un dito, mi raccomando. E voilà, ottimo. A questo punto mangia insalata giardiniera, ma lei ha voglia di leggere, nulla, facciamoglielo fare perché ha proprio voglia. Quindi andiamo qui, devo prenderci la mano ragazze, scusate, ma e leggiamo, vediamo se c'è un libro sulla cucina. No, quindi leggiamo L'amore ai tempi della pastiera. Ma sì, dai, leggiamo questo. C'è stato un salto temporale perché sono le 2 di notte di martedì. Ho avuto un problema con la PlayStation in quanto non mi ha più continuato a registrare il video. Mi sono andata avanti a giocare, però poi mi sono ritrovata senza il file. Quindi ricominciamo da qui. Greta ha iniziato il suo primo giorno.
di lavoro ed è andata abbastanza bene, ha ricevuto anche un piccolo aumento perché ci hanno chiesto se doveva sovraccaricare la lavatrice per lavare quindi più piatti o se era meglio lasciare qualche piatto sporco. Io ho scelto di lasciare qualche piatto sporco ed è andata bene proprio perché la lavastoviglie almeno non si è rovinata. Adesso deve andare a dormire e domani ovviamente si deve riposare perché ha lavorato fino all'una di notte e domani non andrà al lavoro, quindi potremo seguirla un pochettino di più. Vediamo un po' nel frattempo quante cose schifose ci sono qui. Questo è decisamente da sistemare, da ripulire. Vediamo se ce la posso fare a prenderlo. Ci siamo quasi, ok, ripulisci. Perfetto, hai bisogno anche di un bagno. Samsung! Quindi facciamo la doccia assolutamente. Poi che ore sono? Sono 9:55, quindi fatto questo direi di fare colazione e mangiamo uova e toast. Ok, poi deve preparare del cibo e mixare delle bevande come incarico giornaliero. E facciamo quindi dopo servi il brunch. No, facciamo cucina, vediamo se c'è qualcosa di nuovo. No, sempre quello. Facciamo uova e toast, porzione singola. Ok. Ottimo. E prepara un pasto. Ok, lo stiamo per fare. E racconta una barzelletta. Potremmo magari invitare. Guarda, senza neanche farlo apposta ci sta scrivendo Simone. Simone Rizzo vorrebbe venire da te per passare del tempo assieme. Va bene, assolutamente sì. Volevo proprio invitare qualcuno qui a casa. E quindi è arrivato proprio nel momento giusto. Perfetto. Vediamo, fra poco arriverà, infatti, eccolo qua. Quindi facciamo condividi idee. Imbarazzato, sei certo, sei entrato in bagno mentre lei si sta facendo la doccia, ti credo. Facciamo no, lamentati dei problemi, no. Facciamo chiedere la sua giornata. E poi facciamo altre scelte. Amichevole, impara a conoscere ovviamente. Intanto lei sta cucinando, da brava. Bravissima. Però a questo punto, visto che c'è Simone qui con noi, potevamo anche preparare non una porzione singola, ma qualcosa in più. Quindi facciamo servi il pranzo e facciamo tacos di pesce. È a disagio perché ha fame, poveretta, lo so molto bene. Hai bisogno di mangiare, ma dove sei andata? Imbarazzata. Ma perché? Ma perché? Entri in bagno se c'è lui, scusami tanto. No, vabbè, sono assurdi. Barzelletta e turonica, dai. E poi facciamo discuti degli interessi. Vediamo un po', ok, molto bene. Ma lui... Ok, si è messo a leggere, perfetto. E lei nel frattempo, vediamo se ha svolto il suo incarico del giorno. Pasto eccellente, al momento ne ha cucinato ancora soltanto uno, va bene. È fatto al 50%, quindi ci siamo quasi, ora lo completerà del tutto. E poi con lui facciamo conversazione profonda. Aiuto, che pasticcio. Brava. A questo punto non possiamo chiamare a tavola perché serve sempre per una persona. Quindi sarà il prossimo piatto. Sempre che lui non se ne vada prima, perché altrimenti... Eccola qua, è a disagio perché bisogna andare in bagno. Non fare figure, per favore. Quindi ecco, infatti appunto l'avevo detto, se n'è andato. Molto bene, vabbè, fa niente. Facciamo un po' di esperienza in cucina. E questo punto direi di metterlo in frigorifero. Riponi. Raggiunto il livello 3 di cucina. Sta andando davvero alla grande la nostra Greta, bravissima. Eccola qui. Ok, fatemi sapere cosa ne pensate.
di The Sims su PlayStation, se vorreste vedere altri video, magari seguendo sempre questa Sim, quindi questa serie, magari realizzare una piccola serie su The Sims tramite console, e fatemi sapere. Insomma, la mia idea era solo quella di fare un episodio per provarlo insieme a voi, farvi vedere un po' le differenze, perché personalmente io adoro molto di più giocare da computer, però se avete piacere a vedere qualche altra puntata, scrivetemelo qua sotto che lo faccio super super volentieri. Ok, fatto questo, lei continua a leggere perché insomma gli piace un sacco leggere. Hai svolto il tuo lavoro, il tuo incarico giornaliero? Bravissima, perfetto. Quindi direi di farci un viaggetto, di andare da qualche parte. Facciamo, no, non trasferisci l'unità familiare, ho sbagliato. Facciamo, viaggia. Andiamo con Simone, vediamo se può venire con noi. Esatto. E potremmo andare. Vediamo un po' cosa c'è di carino. Allora, potremmo andare o in palestra oppure vediamo qua. Esatto, qua ci sono tutti gli altri quartieri che però non possiedo, quindi non possiamo utilizzarli. Vediamo qui cosa c'è di carino. O il parco. Se no c'è un'altra palestra, una biblioteca, il locale notturno però è presto, quindi direi di no. E no, andiamo ancora in palestra, qui vicino casa. Ok, andiamo. Ed eccoci arrivati, perfetto. Direi subito di raccontarci qualcosa di carino, condividiamo delle idee e poi veniamo qua e facciamo un po' di tapirulan insieme, allenamento insieme. Devo dire che ci sto prendendo la mano alla fine, non ho ancora imparato benissimo a giocare, in realtà devo conoscere ancora meglio i comandi del joystick, però tutto sommato non mi dispiace. Ripeto, preferisco giocare da computer, però anche qua non è male. Almeno qua non mi si blocca, posso dire questo. Ok, iniziata, acquisita l'abilità di forma fisica per la nostra Greta. Magari potremmo anche guardare un po' la TV. Guarda la TV. Brava. Facciamo, guarda un canale, vediamo un canale culinario, giusto per tenerci aggiornate. Lei è l'allenatrice, potremmo chiedere qualche consiglio, vediamo un po'. Aiuto. Ok. Perché non posso interagire con lei? Scusatemi. Facciamo una cosa. Smetti di guardare la TV. Ok. Forse adesso. No, non possiamo. Allora facciamo: smetti di fare allenamento. Incoraggia Erika ad allenarsi. No, presentazione amichevole. Vediamo. Ok. E a questo punto facciamo altre scelte. Buffo. No, vabbè, ok, non puoi insegnarci niente di più amichevole. Ok, niente. Ma dove è finito il nostro caro Simone? Eccolo qua, si sta allenando per conto suo. Quindi veniamo qua, facciamo allenamento insieme. Dai, vieni qua da brava. Brava. Non dirmi che tu vai via, eh? Non dirmi che tu vai via. Ok, va bene. Dai che ti fai un po' di muscoli, un po' di sforzi. Dai, da brava. Ok, poi qua ci sono questi specchi bellissimi. Facciamo datti la carica. E poi magari veniamo qua e allenamento energico insieme. Ok. Eccoli qua che si stanno allenando in compagnia, da bravi. Entusiasmati per gli interessi. Poi facciamo. Altre scelte. Non capisco però perché con lui non c'è l'interazione romantico. Non lo so, abbraccia, vediamo un po' se magari arriva. Vediamo adesso se c'è l'interazione romantica. No, non ce n'è ancora. Boh, complimento sincero, non capisco perché. Facciamo, esprimi ammirazione.
Ok, Greta ha scoperto i seguenti tratti di Simone, è un tipo buono. Ottima come cosa. Nulla, dai, direi di chiudere qui l'episodio. Tanto abbiamo visto abbastanza, abbiamo capito un po' come funziona anche The Sims su PlayStation. Mettete un pollice in su se volete continuare a vedere dei video dedicati a questa nuova stagione, chiamiamola così. Se vi è piaciuto il video, comunque, per supportare il canale, mettete un like, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Io, ragazzi, vi mando un grandissimo bacione, vi ringrazio per seguirmi sempre e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!